lunedì 28 cadrà l'obbligo di mascherina all'aperto. Dopo il passaggio della campagna in zona bianca, che ha visto così decadere tutte le misure restrittive da Covid-19, l'Italia si prepara ad un nuovo cambiamento. Non sarà più obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione, quali mascherine e visiere, nei luoghi aperti, laddove sia possibile evitare assembramenti di ogni tipo. Proprio a ridosso della fatidica data di abolizione, genera preoccupazione la variante Delta e i 44 casi accertati a Torre del Greco. Abbiamo ascoltato i cittadini torresi. Da lunedì decade l'obbligo della mascherina, cosa ne pensa? Penso che è bene perché fa molto caldo, però un po' di paura c'è. Soprattutto in relazione alla variante Delta? Boh, non lo so, non sappiamo mai niente di queste varianti. Ci dobbiamo anche tranquillizzare un poco, va. Dobbiamo essere ottimisti, andiamo verso l'estate, questo virus se ne deve andare. Cosa farà quest'estate? Andrà in vacanza? Assolutamente, assolutamente. Al mare e in montagna, vero mamma? Favorevole da un lato, però dove ci sono gli assembramenti, specialmente considerando questa variante Delta, giusto, che è presente anche sul territorio torrese, sono contrario. Cioè quando ci sono forme di assembramento sarebbe sempre opportuno indossare la mascherina. Però diciamo che deve prevalere il buon senso, dove c'è spazio, spiagge, strada così, dove può essere eliminata la mascherina. È preoccupato dalla situazione della variante indiana? Certamente, perché comunque questa ci fa tornare indietro di tutti i provvedimenti che sono stati, diciamo, che si sono evoluti positivamente. Adesso ritorniamo indietro nel tempo, magari se i casi aumentano ci potrebbe essere qualche chiusura e quindi con conseguenze negative per tutti quanti. Crede che la campagna vaccinale possa attenuare il rischio di una nuova ondata? La vaccinazione è l'unico mezzo per poter tornare alla normalità. Da lunedì decade l'obbligo della mascherina, cosa ne pensa? Penso che sia una cosa giusta. Non crede che questo provvedimento possa aggravare la situazione relativa alla variante Delta? È preoccupato? No, non sono preoccupato. Se la gente ha una mascherina e non fa assembramento, penso che sia una cosa giusta. Dobbiamo osservarlo un poco tutti. A noi anziani dà un po' fastidio perché la respirazione è difficile, però ci dobbiamo sacrificare. Io la tratterrei per un po', io penso che sarà un piccolo rischio ancora perché tutti questi affollamenti, tutti questi belle uscite, giustamente il commercio deve partire sicuramente, però penso che sarà un poco presto, penso che nell'autunno, a settembre, ottobre saremo un poco, ora stiamo parlando di questa variante Delta dalla India. Lei come passerà quest'estate? Si è vaccinata? Io ho fatto 2 vaccini, c'è il certificato, c'è il Green Pass e ora ho fatto pure il tampone. No, io la porterò sempre. Se sto da sola proprio ovviamente me la tolgo, in una strada isolata, ma me la metterò sempre. Va bene così, stiamo andando bene penso, no? Quindi tra qualche settimana toglieremo pure addirittura. Da lunedì è prevista... Quindi siamo a posto. Più di tanto cosa vogliamo, però voglio fare non un appello, ma voglio invitare tutti coloro che non si sono vaccinati che provvedano, perché è importante. Ciao.